Per tutto v'è il suo tempo. V'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Sì, un tempo che passa e non torna indietro. Un tempo per ricordare l'uomo che ci ha dato vita, un uomo che ha dato tutto e si è spento con il nome di Dio sulle labbra. Quante esperienze in tanti anni la tua esistenza ha accumulato, e non ti arrendi al passar del tempo che inesorabilmente le tue forze ha declinato. I tuoi occhi hanno perso il brio della gioventù, ma il tuo sguardo penetrante ci ispira alla contemplazione, che solo si può raggiungere con gli occhi fissi in Dio, per vivere, respirare e perdersi in Lui. Il tuo udito poco sente i rumori della gente. Solo ti basta ogni giorno elevare a Dio il cuore e sentire nell'anima la voce dello Spirito che sussurra dolcemente le necessarie parole. Mani benedette le tue. Hanno trascorso stagioni. Le forze fisiche mancano, ma esse serbano in loro la grazia di celebrare la messa fino all'ultima ora e di donare benedizioni che sono sperimentate finora. Le tue labbra hanno pronunciato parole di santità, ma a un certo punto nella storia non puoi parlare più. Tempo di prova e sofferenza, e non perdi la serenità. Mettiamo tutto nelle mani della padrona e tutto si risolverà. Come testamento hai lasciato parole di consolazione. Per voi sono vissuto tanti anni, e per voi consumai roba, salute e vita. Spero, morendo, di divenire vostro protettore in cielo. Padre alla mano, hai dato tutto. Le energie fisiche hai consumato per noi. Che la nostra consegna sia un tutto per Dio e per la missione, perché il tuo spirito si mantenga vivo nella storia.